La Lega Nord che cosa chiede? La Lega Nord chiede giustizia per i parenti delle vittime di questa sorta di strage che sta andando avanti da tanti, troppi anni. Noi chiediamo che chi guida sotto effetto di alcol o droga e uccide deve pagare, e deve pagare con il carcere. Alfano dice: adesso presenterò un decreto in Consiglio dei Ministri. Lei cosa risponde? Guarda, in realtà le promesse di questo governo preannunciate quando si è insediato Renzi di fatto si sono scontrate con quello che è l'iter, che spesso è troppo lungo per fare in modo che un provvedimento divenga finalmente legge. Io credo che però ci sia la necessità oggi più che mai di dare una risposta certa, soprattutto che dobbiamo soprattutto ai parenti delle vittime di queste persone che giustamente chiedono giustizia. Giustamente chiedono giustizia, chiedono che una persona che uccide guidando ubriaco non possa il giorno dopo circolare ancora tranquillamente, magari alla guida della propria autovettura. Che cosa ne pensa del provvedimento in discussione in Senato? Il provvedimento in discussione al Senato è quello che è uscito dalla Camera dei Deputati, la legge delega del Governo a riformare il codice della strada, con il quale, grazie a un emendamento che ho presentato, è stato introdotto il principio dell'ergastolo della patente, cioè chi uccide sotto effetto di alcol o droga e viene riconosciuto colpevole non potrà più guidare per tutta la vita. Ed in più l'invito a modificare il codice penale per introdurre finalmente una nuova fattispecie di reato, che è l'omicidio stradale.